Potente, ciao ragazzi, qua Max da Giunicato. Oggi sono da solo e sono qui a presentare su un nuovo video che ragazzi è una nuova player review. Infatti oggi 24 maggio del 2014 io ho l'onore di presentare la recensione italiana di Cristiano Ronaldo Team of the Season. Però prima di iniziare vi volevo dire un paio di cose. La prima, se volete acquistare crediti di FIFA 14 Ultimate Team, vi ricordo di passare da FIFA con gli stessi link, lo troverete in descrizione. E seconda cosa è questa, ragazzi, io so che voi preferivate vedere uno squad builder, però io cosa ho deciso di fare? Ma facciamoli entrambi, perché come voi potete ben sapere, ieri sulla pagina Facebook vi avevo chiesto: preferireste avere domani, quindi in questo caso oggi, uno squad builder con CR7 Team of the Season oppure una player review? E in molti hanno detto sì player review, ma soprattutto squad builder. Però io ho detto: ma tanto, dato che lo devo pimpalare, dovrò fare pure qualche video in un giorno. Quindi oggi registrerò sia in questo caso la recensione, come anche lo squad builder e poi forse il pimpale. Comunque quando saprò qualcosa del pimpale lo scriverò sulla pagina Facebook, quindi mi raccomando, state attivi. E poi perché ho deciso di caricarlo oggi? Perché oggi, o meglio stasera, c'è anche la finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid, quindi mi sembra un po' una magicata far uscire lo stesso giorno la recensione del personaggio che potrebbe essere uno dei protagonisti di questa Champions League, appunto, di questa finale di Champions League. Quindi ciancio le bande, ciancio mandiamo, partiamo subito. Cristiano Ronaldo Team of the Season valutato 97, quindi con 97 di rating, presenta 96 di velocità, 96 di tiro, 85 di passaggio, 96 di dribbling, 53 di difesa e 91 di colpo di testa. Con lui ci ho giocato, o meglio l'ho utilizzato per 10 partite. In queste 10 partite ho fatto 16 gol e un assist, quindi non mi sembra affatto male. L'ho pagato un macello, 3.500.000. Piede debole, 4 stelle di mossa di piede debole, 5 stelle di mossa di abilità. Work rates perfetti, come voi ben sapete ormai. Alto basso, alto 185 cm, non so se vi interessa. È nato il 5 febbraio del 1985. Comunque queste qua erano le sue statistiche su carta. Andiamo a vedere le sue statistiche in game, o meglio le sue statistiche di Footed. Allora, oh mio Dio, ci siamo abbagliati, perché come noi possiamo ben vedere, Cristiano Ronaldo ha praticamente tutte le statistiche con quel verde chiaro che proprio non ti fa più vedere. In che cosa prevale, in che cosa eccelle? Ovviamente 99 di controllo palla, cioè qua supera sia Sasha Gray che anche Bizan. E poi 91 di cross, 98 di tiri a giro, 97 di dribbling, 99 di finalizzazione, 92 in precisione di colpi di testa, 99 di long shot. E poi, riguardando un attimo le sue statistiche fisiche, se possiamo così definirle, ha 94 di accelerazione, 99 di agilità, 99 del salto, 99 di reazione, 98 scatto e poi 99 di resistenza, per poi concludere con 84 di strength. Comunque, adesso andiamo a vedere cosa ci ha fatto Cristiano Ronaldo in queste 10 partite. Prima di iniziare vi voglio dire un attimo una cosa: Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, cioè il suo nome incute timore all'avversario. Guardate un po', Cristiano Ronaldo Team of the Season, oh mio Dio, e l'avversario ha già quittato. No, comunque, a parte gli scherzi, questo giocatore è veramente forte. È illegale in 2048 stati del mondo, non vi so dire quali, ma ve lo posso assicurare. Ed è fortissimo, ragazzi, veramente è una bestia. Come ho già detto all'inizio, non mi piaceva assai, ma per poi andando avanti mi è piaciuto sempre di più. È veramente forte, ma soprattutto è un miscuglio di cose veramente tremende. Potrebbe fare la pubblicità della Mediaset di l'anno scorso, quella in cui c'era Rigo Sacchi che ad esempio diceva: datemi la fisicità di Boateng, la precisione di Marchisio, cose simili. Ecco, in questo caso potrebbe dire: datemi la fisicità di Cristiano Ronaldo, il dribbling di Cristiano Ronaldo, la velocità di Cristiano Ronaldo, la finalizzazione di CR7. E indovinate un po' che giocatore uscirà? Uscirà Cristiano Ronaldo Team of the Season. Quindi è una cosa abbastanza tattica. Se solamente, qual è il suo punto di vista negativo? Il suo punto di vista negativo è il prezzo, perché infatti il prezzo di Cristiano Ronaldo si aggira sui 3.500.000 crediti su Xbox, come anche 3.400.000 crediti su PS3, quindi su PlayStation in generale. Quindi io qua voglio un attimo collegarmi al discorso di Desert Team of the Season, perché io avendoli provati entrambi vi posso dire una cosa: sono entrambi fortissimi, ma se devo essere sincero, il rapporto qualità-prezzo di Cristiano Ronaldo è inferiore rispetto al rapporto di qualità-prezzo di Desert Team of the Season. Infatti sono entrambi giocatori completissimi. Cristiano Ronaldo per cosa supera, se possiamo così dire, Hazard Team of the Season? Lo supera per la forza fisica, perché infatti Hazard Team of the Season ha solamente 72 di forza fisica rispetto all'84 di Cristiano Ronaldo, poi nei colpi di testa, ma infine nel dribbling, perché infatti, come avevo detto, l'unica pecca, se possiamo così definirla, di Hazard Team of the Season era quella di non presentare 5 stelle abilità, cosa che invece presenta Cristiano Ronaldo. E qua vi voglio un attimo spiegare questo ragionamento. Ditemi se diciamo fa qualche piega. Allora, Cristiano Ronaldo è un giocatore che innanzitutto fa delle cavalcate da puledro sangue rosso
pazzesche, infatti ha 96 di velocità. Poi è in grado di saltare facilmente dell'avversario con 5 stelle di mostabilità. Successivamente, se l'avversario vuole un attimo dargli una spallata per farlo cadere, Cristiano Ronaldo non cadrà, perché infatti ha 99 di agilità, 80 di equilibrio e 84 di forza fisica. Così si trova solo solo davanti al portiere e potrà far gol con il suo 99 di finalizzazione e il suo 96 di tiro. Cioè, quindi è una macchina da guerra, è un carro armato, nessuno riuscirà a spostarlo. Appunto, cioè, ragazzi, quanto è magico questo mio ragionamento. Ma secondariamente non è forte solo in questo, perché anche nel passaggio mi ha davvero stupito. Non pensavo fosse così forte, cioè fa veramente dei passaggi calibrati al millimetro. Quindi ragazzi è fortissimo. Infatti questa review non è che io abbia tanto da dire, perché alla fine Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, mi sembra una cosa abbastanza tattica. Comunque, in poche parole, adesso tra poco andremo a vedere i pro e i contro, quali sono i pro di questo giocatore. I suoi pro sono il dribbling, la finalizzazione, poi che è un carro armato, quindi quasi nessuno riuscirà a togliergli palla, e infine l'ultimo pro è il suo passaggio. Invece qual è il suo unico contro? È, come ho già detto, il prezzo. Che voto gli do a Cristiano Ronaldo da 1 a 10? Ragazzi, Cristiano Ronaldo da 1 a 10 gli do 9,75, perché non gli do come Hazard Team of the Season, perché io faccio molto caso al rapporto qualità-prezzo, e poi secondariamente perché sono, ovviamente non sono giocatori accessibili a tutti, appunto per il loro elevato prezzo. Quindi, se devo essere sincero, preferisco un attimo Hazard Team of the Season, che all'incirca ha le stesse caratteristiche di Cristiano Ronaldo e costa 1,5 milioni in meno. Poi, con che stile d'intesa vi consiglio di utilizzare Cristiano Ronaldo? Tots, con lo stile d'intesa cacciatore, che aumenta la velocità di 3 e il tiro di 3. Infine, con che modulo vi consiglio di utilizzarlo? Io l'ho utilizzato in un 4-3-3, utilizzatelo dunque in un modulo in cui lui possa fare veramente tanto, possa andare sia a rete come anche fare degli ottimi cross. Ecco, non utilizzatelo come un esterno sinistro. Comunque ragazzi, detto questo, spero che la review vi sia piaciuta, spero di non essermi dilungato troppo e spero di non aver detto tante cavolate, però potete un attimo capirvi, dato che le review non le faccio straspesso, non sono, diciamo, un veterano di questo settore di FIFA Ultimate Team, quindi mi raccomando, scrivetemi un pregio e se lo trovate un difetto di questo video, in questo modo io potrò migliorarmi sempre di più. E dunque ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi dico potente a palla, al centro del prossimo video, bolla!